Andiamo? Sì, vai, vai. Allora, stanno a sentire, secondo me tu sei ripartito fortissimo, poi hai avuto un periodo di piccola pressione, adesso come ti senti? No, ma io già da quando sono venuto qua a Catanzaro avevo già la preparazione con la squadra di cui sono in prestito, ero già, diciamo, pronto a livello fisico, mi sentivo bene e tuttora mi sento bene. L'ho notato pure io, c'è stato un piccolo calo durante questa parte di campionato, però è una cosa mia mentale, devo migliorare l'allenamento dopo allenamento e riuscire a continuare a tenere testa tutti i 90 minuti. Forse sei un po' vittima dei tuoi 19 anni, del fatto che hai giocato poco in questo momento, no? Può essere pure, essendo che la mia prima esperienza in un campionato professionistico, può essere che la mia testa dice che per quel tot di minuti o quella partita mi devo assentare per forza, però è una cosa mia mentale, devo migliorarla. E questo naturalmente adesso, vabbè, non vuole neanche prima, ma insomma con Dionigi ancora meno, insomma Dionigi non credo che accetterebbe pause di rendimento come quello che magari involontariamente ti sei preso. No, infatti il mister non vuole nessuna pausa, nemmeno in allenamento. Appena finiamo un'esercitazione, tempo 1 o 2 minuti, dobbiamo iniziare subito, senza mai fermarci. Vuole una grande pressione sugli allenamenti, una grande qualità per l'allenamento, e quindi non vuole mai ci fermiamo. Non stai giocando titolare, però comunque il mister dimostra con i fatti di puntare anche su di te, perché sei sempre una delle prime opzioni, probabilmente sei la prima opzione in attacco quando si tratta di trovare forze fresche dalla panchina. Questo un pochettino, anche se magari giochi un po' di meno rispetto all'inizio del campionato, è comunque una responsabilizzazione, almeno tu la vedi così o la vedi in altro modo? Cioè, sempre entrare alla panchina è sempre il ruolo fondamentale, che alla fine sostituisco uno tra Toni, Letizia o Infantino, che potrebbero girare tutti i 90 minuti tranquillamente. Cioè, non deve essere un peso per me, perché sennò poi mi portarlo in partita sarebbe pesante. Però il mister, quanto pare, punta pure molto su di me e mi faccio trovare sempre pronto quando mi chiama. Dal punto di vista tattico invece, tu allora hai ripartito nel 4-3-3 con mister R, soprattutto la roba a destra. Ora questo 3-5-2, 3-4-1-2 ti vede più che altro come prima punta, seconda punta, come la vedi questa? No, ma io, diciamo, ero già abituato a fare la punta centrale, perché già negli anni passati in primavera facevamo lo stesso modulo, diciamo, quindi facevo la punta centrale, quindi non è un modulo nuovo per me, ma sono abituato. E al futuro del Catanzaro, queste 3 partite in una settimana, c'era bisogno di tutti, probabilmente anche di te, come vanno vissute, soprattutto alla luce di questa vittoria sul Cosenza, che può essere la perdita della svolta, ma non perché è svolta, proprio perché magari vi dà consapevolezza che siete forti. No, ma noi, cioè il gruppo lo sa che siamo una bella squadra, tutti lo sappiamo, siamo una bella squadra, però magari ogni volta caliamo di concentrazione e poi succede quello che succede in partita. Poi in un campionato di Serie C alla fine ti deconcentri un attimo e prendi gol. Ma siamo già consapevoli dal Monopoli, dalla vittoria col Monopoli, che dobbiamo continuare in quel modo. Poi è arrivata la sconfitta a Catania, abbiamo fatto una discreta partita, alla fine ora con Cosenza ci siamo ripresi e vogliamo continuare tutto il resto del campionato così. Ora 2 trasferte, Siracusa sabato, poi a Catania contro la Sicula Leonzio mercoledì, è l'occasione anche per ritrovare quella continuità che ci è mancata soprattutto in trasferta, dove per il momento il Catanzaro è la squadra con il peggiore rendimento del girone. Che cosa pensate voi giocatori che sia mancato effettivamente al Catanzaro per raccogliere qualcosina in più fuori casa? Fuori casa magari il gol è mancato, si può vedere a Rende quando per tutta la partita abbiamo dominato, diciamo, poi abbiamo preso gol al 90esimo e abbiamo perso. Io come tutto il gruppo vogliamo continuare a fare come abbiamo
abbiamo fatto domenica contro il Catanzaro e a fare il risultato fuori casa, perché anche i punti fuori casa sono fondamentali per noi. Senti, da calabrese e amici, le tue impressioni su questo derby, se tu lo diretti naturalmente, però insomma sai, insomma, hai vissuto in prima persona le emozioni di questo derby, amici, che poi funziona. No, ma già da quando sono arrivato qua, già dicevano noi aspettiamo la partita col Cosenza, quella è la partita importante, quindi già un po' ero pronto a questo derby. Però vedere tutti i tifosi, tutti i bambini darci quella carica ad inizio partita è stata una cosa veramente bella, ci ha caricato molto. Il risultato poi anche magari merito loro, che ci hanno aiutato i 90 minuti a tenere questo buon rendimento. Il Catanzaro a questo punto avrà bisogno anche di due gol. Sto aspettando pure io ancora di fare il primo gol. Ho avuto occasioni, però sono un po' sfortunato e aspettiamo. Va bene?